Amiche e amici che ci seguite da casa, un caro saluto al vostro Marco Pareti ed Alessandro Mastrini che cura questo servizio. Con le nostre telecamere quest'oggi vi abbiamo portato a Spina, nel comune di Marciano, in provincia di Perugia, dove è nato una mostra fotografica, Un amore dal grigio al colore, organizzata dall'associazione Vivo a Colori. Claudia Maggiorana, detta la Maggie Style, la presidente dell'associazione APS Vivo a Colori. E oggi, dopo appunto la conferenza di presentazione dell'8 di marzo, che è già stata una data epocale, no? In cui comunque si sono messe delle prime radici, oggi iniziamo a mettere proprio il primo semino. Nel territorio di Marciano, a Spina, ho scelto Spina perché comunque è il comune, diciamo, il paese limitrofe al mio. Io sono di Santa Pollinare, ma poi se dici sei di Santa Pollinare sembra che sta brutto perché non lo conosce quasi nessuno, sei di Spina già è un pochino più grande. E ho scelto anche questo paese perché appunto è un paese che viene fuori da una ricostruzione perché ha subito il sisma, il castello è stato ristrutturato recentemente e quindi la data anche epocale per me di oggi, perché comunque è una festa per me, quella di pensare che l'11 marzo dell'anno scorso ero in sala operatoria, l'11 marzo di quest'anno invece è sempre 11, però inauguriamo qualcosa di veramente splendido che potrà essere di tanto aiuto per tante persone e mi auguro che il messaggio che passi di positività veramente venga capito anche attraverso appunto l'uso dei colori che per me sono stati fondamentali nel passaggio della malattia. Penso che sia un lavoro laborioso, ci sia un lavoro veramente laborioso da fare, ma finalizzato a e dovrà arrivare, perché comunque sia le persone, anche da come è stato e viene presentato il progetto, lo abbracciano veramente a mani aperte con un sorriso e un'allegria. Quindi anche essere poi partnership dell'ospedale, soprattutto della Breast Unit, da aiutare veramente le donne che hanno bisogno, che purtroppo si trovano nella stessa situazione in cui mi sono trovata anch'io un anno fa, e dico io che mi reputo sempre fortunata perché a meno e distanza di un anno ho fatto un percorso molto dettagliato, molto denso, molto particolare, ho vissuto veramente di tutto e di più, però ne sono venuta fuori. Mi sto curando perché comunque sia ho delle cure da mantenere e da fare, ho dei controlli da fare e vanno fatti, quindi anche la prevenzione è importante e questo messaggio deve passare. Molte volte qualcuno pensa di non avere tempo per la salute, di non avere tempo per se stessi, invece è sbagliato, prima bisogna trovare il tempo per se stessi e per la salute e poi fare tutto il resto, perché una volta che viene a mancare quella non siamo più in grado di fare o di poter portare avanti delle cose che ci piacerebbe fare. E quindi mi auguro che, ecco, da questo inizio vengano fuori delle grandi progetti in aiuto alle persone che veramente hanno bisogno, alle persone che poi alla fine bisogno, questo termine bisogno penso che sia un po' un gergo per tutti, perché il bisogno ce l'ha sia il paziente ma ce l'ha anche il familiare che deve gestire il paziente. E quindi gli aiuti che noi andremo a dare saranno proprio a 360 gradi. Questo sarebbe proprio il sogno, penso, di ognuno nel portare avanti anche un'associazione che abbia uno scopo ben delineato come è il nostro. I colori possono essere anche delle nuove terapie, no? D'aiuto, delle nuove terapie di supporto anche, soprattutto, che vanno oltre magari a quelle che abbiamo sempre vissuto e veduto. Gli artisti, come dico io, sono sempre dei contenitori inesauribili di energia, quindi riescono magari ad avere una visione completamente diversa di quello che può essere la realtà. Molte volte noi ci nascondiamo nella fantasia, perché sappiamo che con la fantasia possiamo andare oltre e quindi andare anche oltre a quello che magari è il presente. E questo ci serve anche un po' per avere una larga veduta. È difficile da comprendere, ma mi auguro che questo esempio che io vorrei portare sia un esempio che molte donne seguiranno, quello di trovare sempre un lato positivo da un qualcosa che sembra insormontabile o insopportabile come un macigno, che magari ti può veramente creare un colore molto scuro. E quindi è bene che anche da questi colori scuri le persone reagiscano, trovino una molla anche dentro di loro che scatta e che cerchino la soluzione al problema, cercando di venirne fuori per poterla poi raccontare.
Come ho detto e dico, la prevenzione è importante. Io ho scoperto la mia malattia attraverso uno screen mammografico annuale. Tutto è partito dall'ospedale di Città della Pieve, dove da anni andavo a fare lo screen. Mi hanno chiamato intorno al 12 di gennaio con una telefonata. Ricordo, eravamo in pieno Covid rosso, quindi tante difficoltà. Sono stata fortunata perché ho ricevuto la telefonata per poter fare questo accertamento annuale, anche se all'inizio avevo pensato di no e di non andare per via del Covid, però poi ho detto vado perché è comunque annuale, va fatto. Per fortuna, perché già in me avevo una massa di 2 centimetri. Se l'avessi rimandato, probabilmente non saremmo qui a festeggiare una data e avremmo avuto anche un percorso molto più complicato. Quindi, ripeto, volersi bene e voler bene a se stesso vuol dire prendersi cura di se stessi, e questo è fondamentale per poi fare le cose. Il prossimo appuntamento sarà a Città della Pieve, a Palazzo Cornia. Ok, nel periodo di aprile, dal 14 al 27, e vi aspettiamo lì perché la mostra, appunto, è una mostra itinerante che vuole portare un messaggio di voce, dare voce il più possibile e raccogliere anche soprattutto quello che possono essere delle testimonianze, ma anche un aiuto con dei fondi per poter poi acquistare questo macchinario che ci è stato richiesto dalla Breast Unit, che è il tatuatore e manca a Perugia, e noi vorremmo essere, insomma, l'associazione che contribuirà a questo raggiungimento con le donazioni. E quindi chiedo anche a tutti quelli che ci seguiranno o a chi ci vorrà seguire di aiutarci in questo. Martina Galli, la grafica che si è occupata di realizzare questo bellissimo catalogo della mostra Un amore al grigio al colore, edito da Morlacchi, con il supporto del Gal Trasimeno Orvietano. Allora, intanto c'è da dire che il progetto era già, diciamo, nato dalla mostra, appunto, della costruzione di questi pannelli colorati che ripercorrevano attraverso, diciamo, tutte le varie tinte, le varie sfumature che hanno accompagnato Claudia nel suo percorso, nella sua esperienza, diciamo, colpivano immediatamente tutti questi colori. Chiunque vede il progetto riesce a capire l'intensità e la forza che c'è dietro a questa esperienza, quindi ci ha sicuramente colpito subito il contenuto, e poi ovviamente la molteplicità di sfumature, sia della sua esperienza sia dei contenuti. All'interno del catalogo ci sono anche, appunto, delle poesie, delle fotografie che evocano sempre questa grande risorsa che è il colore, che permette di illuminare un po' tutta quella che è un'esperienza così diciamo forte e personale come quella che ha vissuto Claudia e come quella che diciamo vivono molte persone. Ognuna riesce a ripercorrerla a proprio modo. Dottoressa Alessandra Servoli, medico chirurgo della Breast Unit dell'Ospedale della Misericordia di Perugia. Dottoressa, oggi ha un significato importante. Ringraziamo Claudia per la bella iniziativa, non solo della mostra, ma di aver pensato di fondare questa associazione, che è un'associazione utile per tutti noi, per i pazienti in primis, ma anche per gli operatori, perché Claudia, come tutti la conosciamo, ha portato una grossa carica, una carica positiva, e quindi che sicuramente darà ottime opportunità per sviluppare progetti di non solo di lavoro tecnico per noi, ma anche di diciamo di supporto e di voglia di ricominciare per tutte le pazienti, per tutti gli operatori, che hanno bisogno anche gli operatori di avere degli stimoli positivi e incoraggianti. Quindi la ringraziamo e siamo onorati di far parte di questa associazione.
dottoressa Ambra Mariotti, chirurgo senologo presso la Breast Unit dell'Ospedale della Misericordia di Perugia. Allora, devo dire che questa per me è una grandissima soddisfazione, perché era da molto tempo che io immaginavo di avere a fianco delle persone che potessero, diciamo, testimoniare quello che era il loro vissuto nella malattia, per la malattia e durante la malattia. Quindi la vicinanza di queste persone non potrà che essere sicuramente un valore aggiunto a quello che già è, credo, dal punto di vista strettamente diciamo oncologico, la professionalità che noi abbiamo, le professionalità che noi abbiamo all'interno della Breast Unit di Perugia, ma le persone che ci saranno vicino e soprattutto che saranno vicino alle pazienti rappresenterà, diciamo, per l'azienda, per le persone in primis, ma per l'azienda ed anche per i professionisti, un grandissimo diciamo valore aggiunto, appunto. Paolo Gerli, già responsabile della chirurgia oncoplastica dell'ospedale appunto di Perugia. La capacità e la possibilità di andare incontro alle esigenze delle persone che vanno incontro ad una malattia oggi sempre più, come dire, frequente, soprattutto in età abbastanza giovanile, impone di riuscire ad ottenere dei risultati di qualità non soltanto dal punto di vista oncologico, ma anche dal punto di vista ricostruttivo. Ecco perché la terminologia chirurgia oncoplastica per me nella mia vita professionale è stata molto molto importante. Importante è vivere tanto quanto, diciamo, le cure, la scienza e il Padre Eterno, come dico sempre, ci consente di ottenere, ma anche e soprattutto con una qualità di vita che il pensiero rivolto ad una chirurgia oncologica ricostruttiva, come io ho sempre creduto, possa essere importante. Vivere una vita a colori significa vivere una vita nel modo migliore per affrontare nel modo migliore quello che a noi è consentito di vivere. Ripeto ancora una volta, grazie a tutto quello che riusciamo a mettere in campo, grazie alla multidisciplinarietà delle azioni che vengono messe in gioco. Questa, diciamo, nuova luce che si apre oggi su questa attività per me è una cosa molto importante, una grossa speranza per le persone che non devono mai essere viste come persone malate, ma come persone che hanno avuto una malattia e che devono essere aiutate a rientrare quanto prima e meglio possibile nel mondo della vita sociale e familiare. Patrizia Trequattrini, assessore delle pari opportunità del comune di Marciano. È un evento molto importante innanzitutto perché è riferito specialmente alla donna, la prevenzione della donna per un male che in questa mostra invece esterna il colore, la parte positiva di quello che potrebbe essere il male, e di conseguenza potrebbe essere un qualcosa di attesa anche per quello che è la malattia, è vista da un aspetto positivo in tutto. Il comune di Marciano come intende stare vicino a questa associazione? Ma in questo momento cerchiamo innanzitutto di di pubblicizzare questa associazione, di cercare di star vicino, in modo anche particolare a Claudia, che l'abbiamo conosciuta sentendo quello che innanzitutto le sue richieste, perché a oggi ci ha chiesto solamente di essere presente a questa inaugurazione. Poi piano piano nel tempo comunque sia siamo sempre a sua disposizione. Andrea Pilati, vice sindaco di Marciano, oggi qui a Spina perché c'è la prima
della mostra Dal grigio al colore, organizzata appunto da Vivo a Colori. Grazie Marco, un invito che è stato recepito con entusiasmo da tutta l'amministrazione, qui con noi anche l'assessore alle pari opportunità Patrizia Trequattrini. Abbiamo inteso sostenere questa iniziativa perché uno, la tematica è molto importante, e due, ci è piaciuto molto anche l'approccio di Claudia Maggiorana, che è la presidente promotrice di questa associazione, che intende promuovere e sensibilizzare su queste tematiche tramite l'utilizzo della cultura e dell'arte. Una leva importante, non a caso oggi siamo qui ad attendere il taglio del nastro della mostra che hai appena nominato. Una mostra che servirà sicuramente per toccare le corde più vive di noi tutti, per ricordarci che la prevenzione è la prima forma per riuscire a gestire questa malattia. Ma non è l'unica, perché, e è bellissimo il messaggio che l'associazione dà sia con il nome che con le sue azioni, Dal grigio al colore è il titolo della mostra, Vivo a colori è il nome dell'associazione, cioè la capacità di reagire all'evento negativo, quale può essere scoprire di avere un tumore che ha un effetto dirompente, ma tornare e riportare la mente a vivere appunto a colori e quindi a guardare con ottimismo alla vita di tutti i giorni, penso che sia il messaggio più bello e più forte che si possa dare sia a chi ha superato questo problema sia a chi lo sta vivendo adesso.